Salve a tutti, benvenuti in questo spazio dedicato all'allenamento fai da te. Come introdotto l'altra volta, andiamo a parlare di quelli che sono i rischi di questo tipo di allenamento e vorrei fermarmi su alcuni punti fondamentali che bisognerebbe seguire prima di praticare qualsiasi attività fisica. In caso di patologie o problematiche, è bene consultare il proprio medico curante per determinare se si può fare attività fisica, che tipo di attività e con che frequenza e intensità svolgerla. Secondo poi, bisognerebbe consultare un esperto di settore per programmare degli obiettivi e pianificare una routine di lavoro per poterli conseguire nella maniera e nei tempi più consoni. Infine, poi, è importante, prima di approcciare qualsiasi tipo di esercizio fisico, una fase di riscaldamento che serve a preparare i muscoli, i tendini, i legamenti, le articolazioni e anche il cuore a un approccio più graduale e corretto a un esercizio più intenso. Inoltre, poi sarebbe utile affiancare il tutto a un'alimentazione e un'idratazione corrette. Tutto questo non per demonizzare l'allenamento fai da te, che viene messo in pratica soprattutto in una disciplina che viene erroneamente considerata intuitiva come la corsa, ma voglio sottolineare l'importanza di fare queste cose per non farsi male. Nell'esempio della corsa, non possiamo pensare di andare a correre e fare 10 km se fino a ieri siamo stati sul divano, ma è importante scegliere soprattutto l'attrezzatura, quindi le scarpe, le calzature, sono fondamentali in base al nostro peso corporeo, in base all'appoggio del piede, un piede piatto, un piede cavo, ma anche il tipo di terreno, sia asfalto o sterrato. Quindi, oltre a un approccio in maniera graduale, è importante valutare anche tutto quello che è il contesto. Ed è importante capire se un dolore è un dolore buono dovuto alla ripresa o inizio dell'attività fisica o un dolore cattivo dovuto magari a uno stato infiammatorio, dovuto a un sovraccarico. E in questo caso è consigliabile sentire un esperto per mettere in atto tutte quelle che sono le strategie per evitare lo svilupparsi di patologie future. Per il momento è tutto, spero di avervi dato delle informazioni utili. Alla prossima, grazie.